Ciao a tutti, in questo video vedremo come creare un'animazione di distorsione dei monumenti all'interno di After Effects. Per creare l'animazione di distorsione dei monumenti con questo effetto molto cartoon, possiamo partire da un'immagine del monumento. In questo caso selezioniamo la Statua della Libertà. L'importante è avere un'immagine che abbia una prospettiva adeguata, quindi che faccia vedere bene il monumento, che abbia uno sfondo facile da cancellare, come uno sfondo uniforme o comunque uno sfondo che ci permetta poi di riempire le parti che adesso non stiamo vedendo in quanto coperte dall'oggetto stesso, e che abbia anche abbastanza spazio lateralmente per effettuare poi l'animazione vera e propria. Il primo passaggio è fare il ritaglio, per questo utilizzeremo Photoshop, e quindi una volta importata la nostra immagine andiamo prima di tutto a sbloccare il livello di sfondo cliccando due volte sul layer e premendo ok. Dopodiché dobbiamo selezionare il nostro oggetto, noi interessa solo la parte della statua effettiva, quindi lasceremo statico il piedistallo, e per fare questa selezione possiamo utilizzare uno dei tanti strumenti automatici presenti in Photoshop. Ad esempio, se teniamo premuto sopra l'icona della bacchetta magica, possiamo andare a utilizzare l'Object Selection Tool, che ci permette automaticamente di selezionare un oggetto specifico con una selezione molto molto semplice. Vedete che viene automaticamente individuato lo sfondo. In realtà io vorrei includere anche questa parte, quindi premendo Shift possiamo completare la selezione. Perfetto, controlliamo che siano state prese tutte le parti, anche quelle più fini, e a questo punto dobbiamo mettere questa selezione in un nuovo layer. Possiamo farlo manualmente con copia e incolla oppure premendo Ctrl J, quindi ci creerà automaticamente un nuovo livello con solo l'elemento selezionato. Quindi a questo punto ci troviamo con questo livello. Dobbiamo naturalmente adesso andare a cancellare la stessa porzione di immagine su quello che poi sarà il nostro sfondo, quindi dobbiamo avere il cielo libero, per così dire. Qui è molto semplice perché lo sfondo è molto uniforme, però questa operazione va bene anche nel caso di sfondi più complessi, ad esempio con delle nuvole o con dei palazzi. Possiamo infatti sfruttare il Content Aware Fill, quindi selezioniamo lo sfondo, rifacciamo la selezione come prima, controlliamo di prendere le stesse parti. Una volta selezionate le varie parti, utilizziamo il Content Aware Fill. È consigliabile in questo caso utilizzare non il Generative Fill, che cerca di generare nuovi elementi all'interno di questa selezione, ma quello tradizionale. Per essere sicuri che funzioni correttamente questa operazione, ci conviene espandere leggermente la maschera. Andiamo su Select, Modify, Expand e aumentiamo in base alla risoluzione della foto di qualche pixel la nostra selezione. Potrebbe essere una cosa del genere. Nel mio caso, premendo Alt, vado a togliere un po' di selezione qui in modo che mi rimanga il piedistallo intatto. A questo punto col tasto destro possiamo utilizzare lo strumento Fill oppure il Content Aware Fill, forse meglio usare questo secondo, che ci permette di riempire con gli elementi che si trovano attorno, potendo anche dargli delle indicazioni. Quindi col pennello andiamo a togliere dalla selezione del materiale che lui va a usare per riempire la zona tutto quello che non vogliamo che sia utilizzato. A noi serve solo il cielo come riferimento ed ecco infatti che l'ha cancellato perfettamente. Gli diamo l'ok. A questo punto abbiamo tre layer. Il primo è solo la statua, il secondo è questa nuova pezza che è stata messa, e quindi quello che ci conviene fare è selezionare i primi due layer e col tasto destro fare Merge Layers per farne diventare uno unico. Quindi abbiamo lo sfondo e la statua. A questo punto possiamo salvare questo file come un file Photoshop. Possiamo aprire After Effects, creare un nuovo progetto. Naturalmente andiamo a importare il nostro file PSD e qui dobbiamo dirgli di importare il tutto come una composizione e di tenere anche le dimensioni dei singoli layer. Quindi in questo modo noi avremo entrambi i layer già all'interno della nostra composizione. Possiamo anche direttamente aprirla se ci va bene il formato della nostra foto. Se invece vogliamo un formato diverso, chiaramente dobbiamo fare una nuova composizione, poi adattare la foto, ma in questo caso va benissimo anche lavorare sulla composizione originale. Controlliamo che i due layer siano stati effettivamente importati separatamente. A questo punto noi dovremo applicare un effetto per fare questo movimento di piegatura, però ci conviene fare prima una precomposizione, perché altrimenti quando poi andremo a piegare il nostro oggetto, visto che questo layer ha una dimensione specifica che è definita da questo contorno che vediamo qui identificato dai quadratini, e quando andremo a muoverlo finirebbe, diciamo, fuori da quest'area, quindi verrebbe tagliato. Quindi in questo caso
per evitarlo subito fin dall'inizio possiamo fare una precomposizione, quindi tasto destro, precompose, e dobbiamo dargli l'opzione di muovere, di spostare gli attributi all'interno della nuova composizione. In questo modo, come vedete, il nuovo layer viene considerato a larghezza piena rispetto al nostro spazio di lavoro, al nostro frame, e quindi la modifica la possiamo fare utilizzando tutto questo spazio senza la paura che venga tagliato. Adesso andiamo a cercare negli effetti, se non trovate la finestra andate in Window, Effects and Presets e cercate CC Bend per trovare appunto l'effetto di Bandit. Semplicemente lo andiamo a applicare e poi andiamo a settare velocemente le impostazioni. Abbiamo un punto di inizio e un punto di fine per definire come questo oggetto debba essere modificato. Infatti, se noi andiamo a vedere nelle impostazioni, abbiamo l'opzione Bend, che è proprio quella di piegatura dell'oggetto, e se andiamo a modificarlo vedete che questa piega viene effettivamente fatta, ma basandosi su questi due punti che sono lo start point e l'end point, che poi possiamo vedere direttamente qui sopra. Questo è l'end point e questo è lo start point. Questo significa che questo movimento di rotazione e quindi anche di piegatura dell'oggetto viene fatto a partire da questo punto che fa da perno, quindi noi dobbiamo spostarlo sicuramente alla base e soprattutto ovviamente anche la reference del punto finale per questa operazione. Se adesso andiamo a modificare, vedete che effettivamente funziona perfettamente, lasciandoci la base intatta. L'effetto di piegatura viene fatto da qui in su. Ovviamente poi possiamo modificarlo a piacimento e abbiamo anche diverse opzioni che possiamo sperimentare. Possiamo anche fare il mirror se vogliamo fare effetti particolari. Nel mio caso va benissimo Bend. E a questo punto dobbiamo creare l'animazione. Quindi per farlo ci basta cliccare sull'effetto Bend sull'icona del cronometro. Per creare il primo keyframe al punto 0 dobbiamo espandere le proprietà per andare a controllare l'animazione, oppure potete utilizzare la scorciatoia da tastiera premendo due volte U per evidenziare solo quelle proprietà che hanno appunto attiva l'animazione e i keyframe. Al punto 0 siamo tranquillamente fermi, come vediamo qui, e poi ci andiamo a spostare di qualche secondo, poi vediamo come aggiustare eventualmente l'animazione e creiamo l'animazione che preferiamo. Facciamo un paio di prove per capire, sicuramente è troppo lenta, quindi possiamo anticipare, possiamo anche mettere auto per accelerare il rendering in modo da vedere l'animazione in preview a bassa qualità ma più fluida. Sicuramente accorciamo il primo keyframe, ok. Per ora possiamo anche, diciamo, rimanere così. Andiamo avanti e creiamone un paio. E quando abbiamo più o meno un tempo di animazione che ci può risultare interessante, per prima cosa dobbiamo selezionare i nostri keyframe e sulla tastiera premere F9. Questo ci attiverà automaticamente le curve di animazione, quindi l'ease in e l'ease out, accelerazione e le decelerazioni, per avere un'animazione meno scattosa. Quindi in prossimità dei keyframe, invece che avere un'animazione più meccanica, avremo un'animazione più morbida, di cui possiamo già vedere il risultato. Vedete che è molto più realistica e meno secca come animazione. Dopodiché, se vogliamo, possiamo aprire le impostazioni, editor, per vedere questa curva di animazione, quindi proprio come si sta muovendo, e decidere eventualmente di modificarla. Ad esempio, potrei voler partire più lentamente all'inizio, spostando in questo modo avrò un'animazione più lenta all'inizio che poi però va ad accelerare anche verso la fine. Mi piacerebbe una decelerazione più lenta e modifichiamole un po' in modo da avere questi picchi, diciamo così, di accelerazione, che possono appunto, nell'ottica di avere questa animazione un po' particolare e anche un po' cartoon se vogliamo, un effetto molla molto pronunciato. Così abbiamo proprio un'idea di stretching, quindi di deformazione, di rimbalzo della nostra statua. Per concludere, a questo punto assicuriamoci di attivare sia sul layer della statua sia nella composizione, ma questo verrà fatto automaticamente una volta attivato, il motion blur, perché questo aumenterà di moltissimo la realisticità dell'animazione e anche la fluidità. Ovviamente ci vorrà un po' più di tempo per il calcolo perché è un effetto più pesante, però dovremo vedere, premendo anche semplicemente 0 per avere la RAM preview sulla tastiera, il nostro effetto con anche il motion blur. Perfetto. Da qui ovviamente possiamo personalizzare come vogliamo. Ad esempio possiamo approfittare del fatto di avere già layer separati per aggiungere un titolo un po' particolare, magari facendolo apparire dietro la statua. Lo possiamo ingrandire, magari gli diamo un colore bianco, lo posizioniamo tra lo sfondo e la statua e possiamo eventualmente anche qui attivare il motion blur
e dargli un'animazione, anche semplicemente utilizzando uno dei preset già presenti all'interno di After Effects. Nella prima categoria di animation preset possiamo selezionare anche delle transizioni oppure delle animazioni di testo che sono già pronti. Vediamo Animate In, ce ne sono veramente tanti, ne basta uno anche molto semplice per far arrivare il nostro titolo. Visto che ovviamente questa posizione rimane coperta dalla statua, dopo la transizione iniziale possiamo anche andare nelle impostazioni del testo e semplicemente nei transform cambiare la position aggiungendo un keyframe per spostarlo in alto, e anche qui facciamo F9 per avere una transizione più fluida, ed ecco che selezionando il range di rendering possiamo poi esportare la nostra animazione. Abbiamo quindi visto come creare un'animazione particolare deformando una statua o un monumento all'interno delle nostre immagini utilizzando sia Photoshop che After Effects. Come al solito fatemi sapere se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.